Santa Messa in occasione della festa della Natività della Beata Vergine Maria, la messa presieduta dal nostro vescovo Monsignor Luigi Ernesto Palletti. Come ricorda un antico padre della Chiesa, la celebrazione odierna onora la Natività della Madre di Dio, però il vero significato e il fine di questo evento è l'incarnazione del Verbo. Infatti, Maria nasce, viene allattata e cresciuta per essere la madre del Re dei secoli, di Dio. La Beata Vergine Maria ci fa godere di un duplice beneficio: ci innalza alla conoscenza della verità e ci libera dal dominio della lettera, esonerandoci dal suo servizio. In che modo e a quale condizione? L'ombra della notte si ritira all'appressarsi della luce del giorno e la grazia ci reca la libertà in luogo della schiavitù della legge. Tutta la creazione, dunque, canti di gioia, esulti e partecipi alla letizia di questo giorno. Questo, infatti, è il giorno in cui il Creatore dell'Universo ha costruito il suo Tempio, oggi il giorno in cui, per un progetto stupendo, la creatura diventa la dimora prescelta del Creatore. Ne celebriamo la Natività non è per ricordare Maria piccolina, ma per ricordare che in quella piccola creatura si è realizzato la pienezza del progetto di Dio, perché attraverso di lei ci è stato dato il Figlio, il Redentore dell'uomo. E allora Maria diventa per noi madre, madre perché sulla croce Gesù affiderà al discepolo prediletto, e tutti siamo discepoli prediletti del Signore Gesù, questa madre dicendo: ecco tua madre, ecco tuo figlio. Dunque Maria estende la sua maternità. Questo nascere è un nascere per Cristo, ma è anche un nascere per noi, estende la sua maternità a noi. D'altra parte Maria è colei che opera nel Regno dei Cieli, rimanendo con gli Apostoli fino al momento grande della Pentecoste. Maria è colei che ci indica con quelle povere parole ma efficaci ciò che dobbiamo fare: fate ciò che Lui vi dirà. Maria è madre, madre nell'insegnamento, madre perché dona al mondo il Figlio di Dio, madre perché accompagna noi, Suoi figli, madre perché intercede per noi. Ecco, vogliamo accogliere così, celebrare così la Natività e guardando attraverso di lei e in lei il Figlio di Dio che si è fatto uomo per la nostra salvezza.